Bene, allora vi racconto un po' questa cosa dall'epilogo perché poi per chi avrà la pazienza di vedere tutti quanti i filmati, il filmato capirà diciamo fin nel dettaglio che cosa è accaduto questa mattina. Beh, vi dico prima di tutto ci siamo occupati della questione dell'amianto sul fabbricato di proprietà comunale da parte del comune di Fiumefreddo Bruzio. Che custodisce gli scuolabus. La vicenda, se vedete qui vicino sul sito internet, è ampiamente descritta. C'è un video precedente e via discorrendo. Allora, stamattina finalmente siamo stati ricevuti dal sindaco. Abbiamo fatto un incontro stampa dove era presente il corrispondente locale del quotidiano della Calabria, che ringraziamo. Precedentemente una delegazione guidata da me. E a questo punto apro un po' la parentesi dei ringraziamenti. Devo ringraziare Claudio Scaldaferri della direzione di Calabria Radicale, devo ringraziare a Saverio De Morelli, che è il segretario chiaramente di Calabria Radicale. C'erano anche altri due amici che ci seguono ogni tanto nelle nostre avventure e che ci hanno accompagnati. E stamattina, in ogni caso, io, Claudio e Saverio in delegazione siamo stati a parlare con il maresciallo dei carabinieri della caserma di Fiumefreddo Bruzio, il quale ci ha un po' rassicurato da una parte, illustrato quelle che sono le attività da parte dell'arma e secondo me sono i passi giusti per risolvere le situazioni che denunciamo. Facciamo un po' un riepilogo velocissimo della vicenda. Noi il 6 marzo di quest'anno eravamo a Fiumefreddo Bruzio ospiti dal comune e che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un incontro pubblico sull'amianto. Dove in questa occasione abbiamo evidenziato che c'è questo fabbricato di proprietà del comune che ha una tettoia, a nostro avviso, in forte stato di degrado, in Eternit. Questo fabbricato custodisce gli scuolabus, ciò costituisce un pericolo per gli utenti dello scuolabus, quindi i bambini che vanno a scuola, costituisce un pericolo per gli operatori del comune che frequentano questo fabbricato, nonché per tutte le persone che abitano nelle vicinanze di questo fabbricato, a ridosso proprio del centro storico. Cosa è accaduto successivamente? Il 14 di aprile abbiamo scritto una lunga lettera al sindaco significando queste nostre preoccupazioni. Non è accaduto nulla. A maggio, se non ricordo male, il 15 di maggio abbiamo manifestato proprio presso questo fabbricato per denunciare con ancora più forza questa nostra preoccupazione. Non è accaduto nulla. Fino a una decina di giorni fa che abbiamo pubblicato il video di questa manifestazione che abbiamo fatto a maggio e qualche cosa in paese si è mosso questa volta. Stamattina abbiamo convocato la stampa, il quale nei giorni scorsi, avantieri, ci ha pubblicato tutta la carta stampata calabrese, la Gazzetta del Sud, il quotidiano Calabrora, ci ha pubblicato, voglio dire, le due cosine che avevamo scritto, ma come invito all'incontro stampa di stamattina. Beh, stamattina non c'erano, quindi evidentemente hanno ritenuto esaustivo quel nostro comunicato e va bene così, non voglio mettere su una questione su questo. C'era, ripeto, il corrispondente locale del quotidiano della Calabria che farà sicuramente il suo lavoro e l'obiettivo di stamattina era quello che vedete scritto qua intorno al sito che state visitando, cioè noi volevamo che il sindaco si assumesse la piena responsabilità della nostra denuncia. L'obiettivo era quello di fargli assumere che tipo di responsabilità. O che lì le cose vanno tutte bene e quindi pace, sua responsabilità, o che c'è qualche cosa da andare a vedere. Un'assunzione piena di responsabilità. Bene, l'abbiamo ottenuta. Il sindaco di Fiumefreddo ci ha ricevuto. Adesso questo video vi farà vedere proprio come è andato l'incontro, perché il sindaco, che ringraziamo per averci ricevuto, anche perché farlo di persona è la cosa migliore, no? Comunicare a mezzo stampa sempre, si creano sempre attriti, incomprensioni, non è mai una forma di comunicazione completa. Stamattina siamo riusciti a parlare bene con il sindaco, abbiamo snocciolato e aperto, sviscerato un po' tutte le varie sfaccettature di questa vicenda e il sindaco si è assunto la responsabilità immediatamente di chiedere all'azienda sanitaria provinciale di fare gli accertamenti tecnici del caso su questa tettoia per stabilire se è pericoloso o no e conseguentemente prendere successivamente
le opportune misure a tutela della salute. Diciamo che Calabria Radicale ha raggiunto per adesso il suo obiettivo. Noi, come sempre, arriveremo fino in fondo a questa vicenda perché continueremo a seguirla. Siamo assolutamente soddisfatti, non c'è che da ringraziare tutti, a partire dai carabinieri per finire al sindaco. E il nostro messaggio, cioè perché ci occupiamo di queste cose, perché facciamo queste cose, perché investiamo il nostro tempo in questo? Perché speriamo che ci siano tanti singoli cittadini e soprattutto tante singole associazioni che si decidono finalmente ad utilizzare il nostro metodo, perché è un metodo che funziona, che è il metodo di sollevare problemi, di denunciare, di avere il miglior dialogo possibile con la pubblica amministrazione per risolvere i problemi. Le chiacchiere non hanno mai fatto bene a nessuno, nel senso che non hanno fatto né bene né male le chiacchiere sono chiacchiere. Quando poi invece ci sono cose concrete che si fanno, allora questo discorso è certamente diverso. Intanto dietro questo fabbricato quella vergogna è quasi sparita del tutto, cioè c'erano gomme di macchina, un'intera automobile da rottamare, quello l'hanno bonificato. È rimasto l'amianto. L'amianto sarà bonificato a breve perché le prove l'ASP è venuta a farle per vedere se si tratta di cemento amianto, e nel momento in cui sarà accertato, così come lo sarà quasi sicuramente, che si tratta di cemento amianto, vedrete che poi dopo la ditta specializzata rimuoverà anche quella discarica abusiva che sta in questo fabbricato di proprietà del Comune di Fiumefreddo Bruzio, smaltirà insomma come per legge questo amianto. Io vi lascio con la visione dell'incontro che abbiamo avuto con il sindaco, poi se avete tempo e pazienza potete vedere anche gli altri video che trovate qua intorno su questa vicenda e deliziarvi un po' di quello che è la nostra attività. Con questo vi saluto e vi ringrazio. Io ho omesso di dire chi ero, dovevo dire all'inizio, sono Marco Marchese, faccio parte del Comitato Nazionale di Radicali Italiani e sono dirigente dell'Associazione Calabria Radicale. Bene, siamo al comune di Fiumefreddo Bruzio e siamo in attesa del sindaco. Sul territorio e su vari aspetti. Nel corso di quell'incontro, e arrivo al punto di stamattina per non girare troppo sulle parole, al termine di quell'incontro noi avevamo personalizzato una cosa, abbiamo fatto un giro in paese, abbiamo fatto un po' di scatti fotografici e ci siamo resi conto che a Fiumefreddo Bruzio non c'è un'emergenza amianto, cioè i prodotti contenenti amianto, coperture d'Ethernet, tettoie, comignoli piuttosto che canne fumarie ce ne sono, però parliamo del centro storico, parliamo del complesso del comune, il comune nel suo complesso.
Allora, in giro ce ne sono e noi possiamo fornire il materiale fotografico, però non è una situazione di emergenza, cioè ce n'è qualcuno, ma il problema non è grave. Facendo, voglio dire, una mappatura, andando seguire quelle che sono le norme, non c'è un'emergenza amianto a fiume freddo. C'è però un problema che noi abbiamo sollevato. Il problema che noi abbiamo sollevato, e che l'abbiamo sollevato già il 6 marzo, è il problema della tettoia, dove di quel fabbricato di proprietà del comune, dove ci sono, dove c'è il deposito degli scuolabus, dove ci parcheggia il furgone che fa, che porta le derrate alimentari alla mensa scolastica. E che cosa abbiamo, diciamo, segnalato noi all'amministrazione? Abbiamo segnalato che quella tettoia è in degrado, per cui probabilmente si verifica una dispersione di fibre d'amianto. La cosa ci sembra pericolosa sia per gli operatori, per gli utenti degli scuolabus, sia per le persone che vi abitano vicino. Questo è un problema che noi abbiamo sollevato. Quello che noi contestiamo, ed è il motivo perché siamo qua e perché ci stiamo parlando attraverso comunicati stampa, e forse una riunione di persone risolve meglio la questione, perché quando si parla per comunicati stampa la cosa non va molto bene, è questa. Il 14 di aprile noi abbiamo scritto una lettera articolata indirizzata a lei, dove noi non solo abbiamo risollevato la questione, abbiamo suggerito anche dei possibili rimedi, non abbiamo avuto risposte. E quindi la nostra preoccupazione è aumentata. Il 15 di maggio, correggetemi se sbaglio, è stato il 15 maggio, sì, o giù di lì, il 15 maggio noi, a rischio di ricevere una multa di 516 euro, abbiamo fatto un sit-in, l'abbiamo fatto abusivamente perché se avessimo richiesto l'occupazione di suolo pubblico prima non ci sarebbe stato concesso, cioè, si è fatto gli abusivi, ma abbiamo fatto a fin di bene un sit-in dove abbiamo volantinato, abbiamo risollevato la questione, e in quell'occasione abbiamo pure scoperto che dietro a quel fabbricato c'erano gomme di macchina che adesso sono state rimosse, una carcassa di un'automobile che adesso è stata rimossa, dell'amianto che è stato depositato lì abusivamente, non vado oltre, perché magari ci può essere anche la manina di qualcuno che con incoscienza abbia detto a qualche altro che vado a mettere là, ma lasciamo perdere, abusivamente è stato depositato là e so che è in via di smaltimento, questo non lo sappiamo, però il problema della tettoia resta. Noi chiediamo formalmente all'amministrazione un'assunzione di responsabilità su questa tettoia, e le risposte a nostro avviso, e chiudo, possono essere tre. Risposta numero uno: non vi preoccupate, abbiamo fatto gli accertamenti, non è pericoloso, pace, la responsabilità resta nelle vostre mani e noi siamo in pace, abbiamo avuto la vostra risposta e siamo a posto. Risposta numero due: dobbiamo verificare, vi facciamo sapere e poi prenderemo dei provvedimenti, e questa sarebbe una risposta degna. Dovuto agli errori giustamente del passato, quando
si è fatto questo materiale, è stato prodotto questo materiale senza aver fatto uno studio approfondito sulle conseguenze, e quindi a distanza di anni vediamo che ci sono degli effetti tossici, se non che mortali, per i cittadini. Quindi errori sono stati fatti tanti come in passato, anche sull'utilizzo dei farmaci, sui tempi di sospensione, si è visto che poi a distanza di 30 anni erano tossici, fra cui uno che è stato utilizzato in agricoltura in modo indiscriminato, il cosiddetto DDT, così come tanti altri farmaci che sono stati utilizzati, in cui io di professione faccio il veterinario, per 20 anni sono stati utilizzati dei farmaci in cui il tempo di sospensione era di una settimana, e oggi invece li andiamo a vedere dagli studi, e quindi la scienza che va avanti, si è visto che i tempi residui possono prevenire nell'organismo per circa 70 giorni, quindi è allungato il tempo di sospensione dei farmaci, così come per l'amianto. Io giro sul territorio, ho la possibilità di verificare che più che altro il problema può essere in campagna e non nel centro storico, al di là della situazione del capannone comunale, in cui abbiamo questo tetto di Ethernet, mi sembra di capire. Sì. E da un esame fatto sia dell'ufficio tecnico già da tempo, noi abbiamo predisposto un finanziamento, abbiamo fatto una richiesta, in cui un momento c'era stato finanziato, di un impianto fotovoltaico in cui noi andavamo a sostituire completamente il tetto del capannone, e una parte del tetto poteva essere utilizzato con il fotovoltaico, circa 20 kW. E non ci siamo persi di animo, il nostro obiettivo è quello comunque sul territorio di realizzare degli impianti fotovoltaici, quindi energia alternativa. Non a caso abbiamo stabilito una convenzione attraverso una delibera con l'Università di Roma, La Sapienza, in cui si occuperà sul nostro territorio uno studio di fattibilità delle energie alternative, e si metteranno a disposizione dei cittadini che vorranno realizzare del titolo gratuito impianti fotovoltaici o altri tipi di energie alternative. Questo che vuol dire che già da tempo l'amministrazione comunale si era operata in merito alla risoluzione della tettoia in Ethernet del capannone. Io non so se è Ethernet ancora oggi, però so che all'interno del capannone, un esame che è stato fatto, non c'è nessun rischio, nel senso che non ci sono delle fratture. Io non sono un tecnico, come ha detto lei, sono ignorante in materia, o appreso dalla stampa, o preso almeno da alcuni convegni che ci sono stati, quali possono essere i rischi dell'amianto, e quindi se ci sono delle fratture, allora c'è la possibilità che il polviscolo dell'amianto può disperdersi nell'aria e quindi creare qualche problema. Posso interromperlo? No, faccio finire e poi lei dà la risposta. Quindi ad oggi non c'è nessun rischio, ritengo, anche se va fatto uno studio approfondito, quindi è l'ASP che se ne occupa, quindi l'ASP dovrebbe fare dei campionamenti sulla tettoia e verificare se c'è o meno un rischio. Dato che noi ci siamo attivati proprio nel risolvere completamente il problema andando a togliere quella tettoia per realizzare un impianto fotovoltaico, e quindi ci siamo adoperati in merito, noi speriamo da qui a breve di andare a togliere completamente quello che l'ha detto, anche perché togliere lo smaltimento e realizzare ha un costo, cosa che il comune ad oggi non ha. Però so che ci sono altre soluzioni se eventualmente c'è un rischio sulla parte esterna, so che si può incapsulare, almeno è un qualcosa che si può fare legalmente, e quindi si va a risolvere il problema. Non sappiamo i costi, quindi abbiamo fatto uno studio anche da parte di una società, di un tecnico, che dice ha un costo incapsulare la tettoia, quindi va verificato. Noi non l'abbiamo fatto proprio perché aspettavamo questo finanziamento con la legge 13, che poi è stato sospeso, praticamente la legge 24, e quindi il finanziamento è stato sospeso per quanto riguarda il capannone. Ma noi non ci siamo persi di anni, ma abbiamo chiesto altri bandi. So che da qui a breve arriveranno dei finanziamenti, spero, e vediamo anche da parte dei privati, perché ci è arrivata una richiesta praticamente di poter utilizzare anche le tettoie dei privati per realizzare impianti fotovoltaici anche sul suolo pubblico, quindi molto probabilmente ci saranno delle società che sono disposte a fare degli investimenti anche beni pubblici, quindi come scuole, capannoni, eccetera, quindi noi daremo la disponibilità, il diritto, e quindi con una manutenzione eventualmente, e quindi da qui a breve pensiamo di risolvere il problema. E per quanto riguarda quindi
l'abbandono dell'Ethernet io non ero a conoscenza di questo, so soltanto che poi da una verifica fatta, infatti se ne occuperava la magistratura ordinaria, so, si è trovato praticamente questo Ethernet delle gomme. Noi in questi anni abbiamo avuto veramente una situazione sul nostro territorio con abbandono delle gomme che è costato qualche migliaio di euro al comune fare lo smaltimento, in cui sono state abbandonate nei fiumi, abbiamo fatto la raccolta anche sul territorio e ci è costato tanto. Anche l'Ethernet che è stato trovato abbandonato in marina, poi è stato smaltito perché è intervenuto l'ASPE, poi attraverso una verifica si è visto che era Ethernet, costo carico dell'ente. Noi proprio per questo abbiamo da qualche mese stiamo facendo uno studio sul territorio per mettere proprio dove si è verificato l'abbandono dell'Ethernet di gomme, per evitare che vengano abbandonati tutti questi materiali pericolosi, di fare predisporre un impianto di videosorveglianza. Per cui almeno in parte sui punti dove sono stati abbandonati, di solito vengono abbandonati anche degli ingombranti in modo sconsiderato, come abbiamo verificato le gomme delle macchine, mettere queste telecamere per evitare che si abbandonano questi materiali pericolosi. Allora, Silvia, guarda, tutto quello che lei sta dicendo è assolutamente positivo e allora non ci fa che piacere, anche se è chiaro tutto quanto. Volevo dire solo una cosa, lei sicuramente ne siete a conoscenza di quel decreto del, non so se il Ministero dell'Ambiente, del censimento obbligatorio che partirà da qui a breve, quindi ci sarà un censimento in tutti i comuni, e quindi sarà fatto dall'ASP praticamente con il comune, la Guardia Forestale, che mi sembra che è incaricata del censimento sul territorio. E quindi il problema più che altro non è un problema dell'Ethernet, avendo un costo molto basso in passato veniva utilizzato, non è nei centri storici o nelle abitazioni dove ci sono i centri abitati, né in campagna. Io ho avuto modo di vedere alcune aziende, alcune abitazioni che anche abbandonate. Zona industriale, dice là, eventualmente il problema è in campagna, non è un problema del centro abitato. Allora, per cui questo censimento giustamente permetterà di verificare se ci sono o meno delle tettoie in Ethernet, eccetera. Quindi si eviterà, che è molto importante, quello di prendere questo materiale, disfarsene e abbandonarlo sul territorio comunale e quindi creando tutti questi problemi anche di salute. Certo. Quindi questo è fondamentale, ritengo che sia, come dire, con questo noi poi abbiamo la possibilità di verificare e dare poi al privato l'obbligo di smaltire questo materiale, evitando che si va a fare l'abbandono come sta avvenendo, cioè, su tutto il territorio nazionale, intendo, perché vedo sulla stampa, non è solo concedendo quello che si verifica su tutto il territorio, l'abbandono di Ethernet, perché il privato se ne disparte, perché ha un costo proprio, e bisognerebbe trovare invece un modo di dare un incentivo, perché bisogna vedere anche a livello economico se la gente riesce a smaltire, bisognerebbe trovare qualcosa, degli incentivi, ma quanto a livello regionale, dando la possibilità ai privati di guardare. Il costo non è lo smaltimento, ma poi bisogna fare anche il testo, quindi il costo non è quello. E quello è il problema. Se lei permette, io però volevo tornare un attimo sul discorso del fabbricato dove ci sono gli scuolobus, perché su questo qui... Io come avete fatto a verificare che ci sono delle cose che può esserci una dispersione? Io credo che sia anche abbastanza recente, voglio dire, la realizzazione di questa tettoia. Allora, la realizzazione di quella tettoia ha come minimo... Allora, l'amianto in Italia è stato bandito nel 1992. È il 90, quindi nel 90 noi siamo in presenza di una tettoia che ha almeno 21 anni, se è stato fatto il 90 quel fabbricato. Già dopo 5 anni l'Ethernet incomincia, per effetto degli agenti atmosferici, a disperdere la parte superficiale, la matrice cementizia si allenta e incomincia a rilasciare gradualmente, in modo sempre maggiore, fibre d'amianto. Adesso, non è che ci vuole proprio un tecnico per andare a capire che quelle sono dalla lastra di Ethernet, noi abbiamo fatto uno scatto, abbiamo fatto uno scatto fotografico con un teleobiettivo e siamo sicurissimi che si tratta di lastra di Ethernet. Adesso bisogna stabilire in quel fabbricato una cosa: prima di tutto c'è da dire che il fabbricato ha un solaio, quindi l'Ethernet non è a diretto contatto con l'ambiente interno, e questo qui è un dato positivo. Il problema però è che una fibra di Ethernet, nel momento in cui è aerodispersa, le immagini che ha un'altezza di 3 metri impiega settimane per arrivare a terra. Questo è un dato scientifico.
lascia, si presume che nell'ambiente circostante possa esserci una contaminazione. Il principio di precauzione, che è un principio sancito a livello europeo, impone anche alle amministrazioni pubbliche una particolare cautela, dove nel dubbio, perché noi non siamo andati a staccare un pezzettino delle lastre di Ethernet e l'abbiamo analizzati, ma nel dubbio allora si devono prendere delle misure. Quello che noi le proponiamo per risolvere il problema è: in via cautelare si potrebbero spostare gli scuolabus e parcheggiarli da un'altra parte, fare la richiesta all'azienda sanitaria per vedere lo stato di degrado di quella tettoia e quindi va. Questo non lo si era fatta, però in via preventivo, ma in via cautelare della tettoia. E questo va bene, ci sono, però, si può incapsulare, si può verniciare con le radici speciali, si può bonificare. Però, sindaco, in via cautelare, noi le chiediamo di spostare temporaneamente gli scuolabus e rendere quel fabbricato, cioè fare in modo che non vi siano più gli operai che vanno a operare lì. Si fanno queste verifiche, è stato rispettato il principio di precauzione, tutto è a posto, si programmano degli interventi. Gli scuolabus lei ce li rimette e ci rimette dentro anche le scalatrici, gli operatori continueranno a stare sereni. Noi le chiediamo di attuare il principio di precauzione, sposti gli scuolabus e faccia in modo che gli operai del comune non vadano ad operare la scuola per settembre, per cui è tutto organizzato oggi. In più ha avuto il responso dell'ASP, dell'azienda sanitaria, lei poi dopo avrà le idee chiare su cosa fare, perché noi non le stiamo dicendo lei deve bonificare. La competenza dell'ASP, bisogna vedere anche i costi, se noi abbiamo la disponibilità. Guarda, aspetti, se l'ASP le dice questo è un tetto da bonificare, lei come sindaco ha in mano uno strumento, è uno strumento doloroso, è l'ordinanza in via d'urgenza, dove praticamente lei con l'ordinanza affronta la spesa e poi si vede, poi si aggiusta il bilancio. Quindi lei ha nelle mani tutti gli strumenti, ma quello che io le chiedo è adottare il principio di precauzione e trovare soluzioni per fare in modo che gli operai e che gli scuolabus non corrano rischi. E poi dopo mi ha già detto che lei si sta interessando per vedere anche un talone impermeabile che non si favorisce l'eliminazione della piena dispersione del provviso di amianto, per cui il problema è un altro. Se lei però il telone, se lei mette il telone, c'è il rischio che chi lo va a mettere magari, scusate un po', con il può mani, causare con la mascherina, con la pezza di telone si può fare, ma allora, può fare una ditta specializzata, può fare una ditta specializzata, non è che la fa l'ASP, non è che la fa l'ASP, vabbè, se lo fa l'ASP sì, ma quello che decide di fare l'ASP lo fa dei nuovi. Quello che noi le chiediamo è assumersi uno l'impegno di vedere questa situazione, perché sono troppi mesi. Io farò una verifica dell'ASP, chiederò urgentemente una verifica. Attui però il principio di precauzione. Se ci sono meno dei rischi ad oggi, io ripeto. Lei però lo deve dire l'ASP. In attesa dell'ASP, per il principio di precauzione. Io ritengo che lei possa trovare una soluzione per fare in modo che gli operai non vadano più lì e che gli scuolabus e il mezzo e le scalatrici o i mezzi che ci sono lì possono essere spostati in un altro. Scusate, assessore, io credo che nel comune si può trovare un'area dove in questo periodo spostare l'ASP, se si attiva nel giro di 30 giorni riesce a fare tutto, perché è molto veloce su questa cosa qua. In questo senso, quindi a breve sicuramente ci vedrete attivare e creare una soluzione, sono certa di questo, anche perché il nostro premura è tenere alla salute dei nostri anche lo so, però noi su 5 mesi l'abbiamo segnalato, abbiamo dovuto organizzare parecchie cose per strappare questo impegno, però abbiamo senso. Questo va bene, però a me interessa oggi il mio problema è la storia.
abbiamo capito. Prendo gli scuolabus, li sposto da una parte. Non manzo più gli operai lì. Chiamo l'ASP, nel giro di un mese mi dà il responso o le devi chiare. L'ASP dice il tetto va bene, si ritorna in nuova. L'ASP dice bisogna modificare il comune sentenza. Quindi non vedo perché ripeterci sullo stesso punto, nel senso che abbiamo compreso quello che voi stamattina siete venuti a dirci. Il sindaco ha preso l'impegno che da qui a breve comunque adotterà una soluzione, non credo che dobbiamo andare ulteriormente avanti, nel senso che questo è il sunto della situazione. Aspettiamo il sindaco per chiudere, giusto? È una questione di dati. Certo. Mi fa piacere sapere che comunque Fiume Freddo non è uno dei centri relazionali. Purtroppo si è fatto un abuso dell'uso dell'Ethernet, quindi è passato forse per il costo non elevato, però l'ho utilizzato in maniera guardi, i motivi dell'uso massiccio dell'Ethernet si sapranno entro la fine di quest'anno attraverso la sentenza che emetterà, non sappiamo se sarà di condanna o di assoluzione, il Tribunale di Torino, il Tribunale Penale di Torino, perché è arrivata quasi alle battute finali il processo all'Ethernet. Qui ci sono due imputati che sono i proprietari dell'Ethernet, barone dei Cartieri, il miliardario svizzero Stefano Cividani, i quali sono alla sbarra per questo motivo, e dove Guarniello, il pubblico ministero, ha chiesto 20 anni di carcere perché il pubblico ministero italiano contesta all'Ethernet questo. Loro sapevano che l'Ethernet produceva dei danni e loro hanno, nonostante ciò, hanno cercato di stimolare, nascondere e commercializzare. Quindi il ragionamento del perché si sia fatto uso massiccio dell'Ethernet è un discorso abbastanza complesso, poi vedremo le risultanze giudiziarie. Fiume Freddo ha una situazione dove non c'è un'emergenza come può esserci ad esempio a Nocera Terinese, che è il comune dove abbiamo sede dell'associazione, dove abbiamo un centro storico che è praticamente coperto totalmente. Ma anche la Mantea, ho visto che ci sono. C'è un problema anche molto grande, certo. Ci sono strutture pubbliche e private, strutture dismesse, edifici, seminari industriali, ce n'è tantissimo. E l'onere di tenere sotto controllo queste situazioni è a carico dell'amministrazione, tenerle sotto controllo. Perché poi richiedo scusa. Allora signor, possiamo concludere che lei si impegna ad attuare questo principio di precauzione e ad adottare le misure necessarie. Il vostro fine, a te fa piacere, avete avuto modo di conoscervi. Mi dispiace a marzo quando ci sarà la manifestazione, mi è venuto l'assessore, io non ero impegnato fuori. E quindi il vostro fine, anche il nostro fine a livello dell'amministrazione, guardate noi che stiamo lavorando sul territorio proprio per quanto riguarda il problema ambientale. Che come vi ho detto, non posso fare cittadini, noi non ce la possiamo permettere, visto la crisi economica che c'è in atto, non è che possiamo caricare le spese ai cittadini per l'abbandono. E quindi noi stiamo lavorando proprio anche nei confronti dell'ambiente. Abbiamo un depuratore che per fortuna funziona benissimo, con grande attenzione dell'amministrazione comunale per evitare che possa inquinare, visto la situazione del mare. Ci sono i controlli dell'ARPAGAL che funziona perfettamente. C'è una manutenzione straordinaria che abbiamo potuto affidare alla società che gestisce l'urgenza, però non si è avuto dispersione di qua, quindi funziona perfettamente. L'esame dell'ARPAGAL funziona perfettamente, capitaneria funziona perfettamente. Poi noi abbiamo grande attenzione all'ambiente, perché l'ambiente è anche... E noi lo contestiamo. Io però le voglio osservare un impegno e insisto, mi permetta perché... Volevo dire un'altra cosa, io se non mi ricordo ho letto qualcosa anche su un bando che sta per uscire dalla regione Francia, che molto probabilmente, se non ricordo male, però non ho ancora approfondito, ci sono anche degli incentivi per i privati per lo smaltimento. Però la cifra è del tutto bassa, non è per niente sufficiente per leggiare. È sicuramente un segnale, però ancora io mi devo permettere perché io devo raggiungere uno scopo stamattina, io ho l'obiettivo e lo scopo di strappare un impegno formale sul tenendo conto del principio di precauzione. Lei
si può prendere sull'impegno stamattina di fare in modo che in via precauzionale gli scolabus non stiano più lì fino a quando non si chiarisce con l'ASL e che gli operatori del comune non frequentino quel fabbricato per questa allora, io l'unica cosa che posso promettere è che subito dopo Ferragosto mi troverò personalmente a chiedere alla scuola un intervento urgente da fare, lo farò, non so se riesco prima del 15, ma subito dopo il 15 di agosto Ferragosto farò in modo che la scuola verrà fatta sopralluogo e verificherà o meno se c'è rischio. Nel momento in cui mi dirà che c'è un rischio farò tutti i provvedimenti necessari per farla togliere i mezzi comunali all'interno del capannone o attivarci direttamente per la politica. Va bene. Di questo non so che cosa dire. Va bene. Va bene? Sì, no, grazie. Anzi, che farò sapere anche i risultati dell'ASP nel momento in cui arriverà. E questo ci fa molto piacere. Okay. Non so se tu hai qualche domanda da senatore della Santa. Tutto bene. Va bene. Sì, no, grazie. Grazie. Non fare una foto? Una bella foto conciliante con la stretta di mano. Ecco. Bene. Un'altra. Ah, fanno l'altra. Ok. Benissimo. Okay. Grazie. Arrivederci, una buona giornata. Grazie.